Salve ragazzi, questo è Fancaos e oggi sono qui con Wolf e Jacopo Mi. Per un nuovo gameplay su L'uomo devo fare, non ci conosci? Sì, si conosci. Ma va. No. Comunque ragazzi, come penso avete visto, anche se stai faltando mi strappa le cuffie. Ok, beh, iniziamo già bene visto che non ci trovo le partite. Comunque questa qua sarà la nuova serie che com'è che si chiamerà Stefan Kau, che sicuramente la storia di Modern Warfare. No, la storia di COD. Di COD, Modern Warfare, sì, quella roba lì. Non vale. No, vabbè. Più o meno. Intanto non ci trovo le partite, quindi è inutile. Ah, beccatela! Oh, spettacolo. No, stappagli la voce quel bimbo minchia, per favore, guarda, sentilo. Ragazzi, avete visto la grandissima capacità di Modern Warfare, cioè da poi è una... Una partita per poi chiuderla. Ma si amici. Comunque faccio vedere le mie classi che giustamente sono tutte molto sole. Stai zitto bimbo minchia, stai zitto, devi stare zitto. Ma sono l'unico che non sente l'audio? Sì. Non ho collegato. Io sento addirittura tutte e due le cuffie nonostante non dovrebbe sentirsi. Io non ne sento neanche da una perché non le ho collegate. Bravo. Non abbiamo uno sdoppiatore in più. Perché giustamente Jacopo Mi non vuole andare a spendere i soldi. No, non è che non voglio andare a spendere i soldi, che non c'ho sbatti di andare sotto la neve fino al negozio che è in corso in via San Giovanni, quando io invece sono di fianco al cimitero e non gli sta bene. Sì, perché qua ne è vincato con... Un casino, c'è un giorno e si è già sciolta la neve. Siamo sotterrati di neve, anzi, poi ci riusciamo vi mettiamo una piccola immagine. Ragazzi, sei uscito sdrogheggiante. Comunque io direi cosa cazzo è successo? Ma non ci credo. Cosa sta succedendo? Cosa cazzo è terminato? Si è spento il server. No, è Lost che fa schifo. Oh, zittisci sto bimbo minchia. Sì, perché ragazzi, ultimamente sta succedendo cose abbastanza divertenti. Del tipo che ho fatto un 31-7 con un'attacca. Ecco ragazzi, questa qui oggi era la porta di casa mia quando sono uscito. Ma scusa, avevo zittito. Era zittisci, no, prima che vado a casa sua gli spacco le gambe. E non si può andare in giro, dovevo andare in giro a questo fulgore qua che sembra un fulgore di guerra. È vero. Ok, e a quello che usava Stalin. Sappiamo le foto, che se almeno gliele facciamo vedere. Eh sì, così poi Stalin. Voglio Stalin. Chi è Stalin? Allora. Comunque ragazzi, come penso avete visto dal video, abbiamo anche la sigla nuova. Basta. Sì, ma fai partire sta partita. Sì, ma sti bimbi minchia, cavolo, ma perché invadono MV3? Ma... Che poi non so che non devo fare, ma fai niente. Ancora lo stesso gioco. Oh, ma ti dimostri sempre peggio. Oh, titolo della pagina, titolo della immagine, record di neve in casa mia. In casa mia. Mia. Non in Giappone. Cosa Giappone? Dove? Sta foto giapponese. Sta foto qua tutta mia. Poi giusto per ricordarci bene il nome ci mettiamo la sigla tipo LGNFZUO.png. Non devi fare! Aspetta! Devo vedere solo l'immagine! Ma puoi vederla così, ce la sovrascrive! Sei coglione forte! Ma perché? Allora, perché ci può, se la sovrascrive se fai così? Oh, ma sai usare il computer? No. In casa. No. Ma cosa? Prima si salva, poi si apre. Casa mia. E poi una sigla per ricordarcela. LGNFZO1. Io suggerirei di cambiare lobby. Perché ancora per una volta non ho partito Lost. Lobby? Perché non ti piace il tuo hobby che è già andare a tennis? È un bel lobby a me pare. Non hai capito niente te. Pane e formaggino. Oddio! Io su Buster. Le nostre immagini nel nostro archivio, come ad esempio il cellulare di Stefan. Ah sì, è vero, la cartuccia in pietra. E che poi si è scoperto che lo usava anche. Dove cavolo è? Napoleone. Napoleone, dov'è? Dov'è? Eccolo lì. Ecco, Napoleone. Questo qua è mitico. Col creeper. Con il mio cellulare poi. Il creeper. Ecco. Abbiamo anche tutte le originali. Anche questa volta e poi Nokia. E poi Nokia che aveva comprato Stefan Kaos prima di comprare il 3300. No, io in realtà non ho mai preso anche il 3300. Minecraft! Non mi ricordo più che no. Nokia aveva. Cioè, adesso concentriamoci sulla partita. E. Naturalmente con. Qui gatta ci corre. Cosa cazzo sta? Ragazzi, c'è qualcosa che non va qua. Vabbè, Wolf si va a ammazzare la prima volta già con una granata, ma fa niente. Ragazzi, qui gatta ci corre. Le nostre mitiche immagini d'archivio.
che non sappiamo se abbiamo già comprato. Vabbè, ragazzi, la M60 fa schifo. Ok, prendiamo un po' l'MP, l'MP5. L'MP5 era molto bravo, era molto più bravo di tutto il studio. Perché ovviamente Jacopo mi sta guardando, yeah, sta guardando alcune foto molto strane su internet, non so. Quella vera l'abbiamo messo insieme alla bandiera del Canada. Penso che i canadesi ci denunceranno per diffamazione. Le nostre immagini archivio smart. Non urlare, non urlare. Ma chi urlo? È Wolf che fa. No, perché qua sto rimanendo un po' sto rimanendo basito da quello che sta facendo. No, l'ultima, ragazzi, l'ultima puntata di Peppa Pig. Ma è finita rosa, un po' nel roast. Ma cos'era? Vabbè. Doppia. Pizza cazzo overpower stone. MP5 forever. Io sono un po' con la cappa. Mi sento troppo. E sei comunista. Cosa comunista? No, cari, siamo quasi all'eli. Non mi morire. E infatti muore. Ha deciso di morire. Con voi che muoia. Ha deciso di morire. Basta Emilio Fede. Emilio cosa? Emilio Fede! Emilio Fede travestito. Ma questa creeper qua qualcosa che non va. Tutti i creeper hanno qualcosa. È che probabilmente si vede che evidentemente l'ho modificato con Photoshop e non è stato salvato esattamente. Nello stesso modo. Vabbè. Ah, secondo me posso tagliare una barretta di cioccolato Novi con coltellino svizzero. Oppure la barretta Novi si offenderà a farsi tagliare con coltellino svizzero. Taglialo con un griccino. No, vabbè, e poi le mitiche schermate nere nel nostro computer. Jacopo, mi cerca di stare attento durante il live. No, lui sta pensando. Ah, è vero. Oh, ragazzi, è da 3 giorni che tengo acceso il computer. E non è ancora crashato. È troppo presto per dirlo. Adesso vedi che crasha tutto. Ragazzi, purtroppo il nostro computer è crashato. E ci dispiace. Purtroppo sì. Ci dispiace per un Windows 8. No. Anfetamine? No, non proprio. Sono pillole molto speciali. Sì, blu. Supposta blu, supposta rossa. Ma queste sono supposte. Non so. Oddio, ma queste sono quelle erano supposte? No. Sono pillole. Guarda, se vuoi ti faccio una ricerca su Non-ciclopedia. Non-ciclopedia, no! Pillole blu, Non-ciclopedia. Ragazzi, questo qua è un gameplay da strogo totale. Ma perché qua non si trovano? Ci sono cose tipo non notizie. Donkai Luzzi in overdose di pillole blu. Ah, era un Viagra, è vero. Cosa? È Viagra, è vero. Non ti dimenticare, porco. Arriva l'ibrido a pillola blu per donne. Ma che cazzo? 7 uccisioni di fila. Eli. Non sclerare. Ci sono. Abbiamo vinto campionati mondiali. Andiamo a Berlino, gente. Andiamo a Berlino. Abbassa la voce. Tu con la centri. E io centro. Io sono pilota dell'elicottero. Basta. Ok, va bene, ragazzi. Ci sono certe immagini in internet. Ragazzi, purtroppo il nostro poterino verrà tirato giù perché Stefan Carlo lo sa guidare. Mayday, stiamo cadendo. Sì, ma guarda dove campano sti qua. Campano da tutte le parti. Ma non è una novità. Vero? In teoria. Sapete che qua ci sono i classici problemi di tutti i Call of Duty, tipo lo spawn che fa schifo. Comunque, ragazzi, dopo vedrete come gioco io multiplayer. Ovviamente resterete scioccati a vita, ovviamente sverrete con la schiuma davanti alla sulla bocca. Ma non perché è bravo. Perché appunto perché faccio cagare. Claymore! Mi chiamo tutto l'odio le Claymore! Che la cosa bella è che qua non c'era una sola Claymore, ce n'erano due! Ah, pure! Quindi. Infatti sdrogheggiare di più. Sdrogheggiare. Salutiamo Johnny Click. Ecco. Sì, che poi con tutta la pubblicità che abbiamo fatto ci potrebbe fare una pubblicità pure, no? Mi sa che non lo so che noi facciamo pubblicità. No, ma non sa nemmeno che esistiamo. Se gli mandiamo un messaggino. Qualcuno vuole il suo numero. No, su YouTube. Allora, adesso mi spiegate perché Jacopo mi sta andando a cercare le viste di aerei di un simulatore del cavolo. Simulatore più figo. È sicuramente meglio di Google Earth. Fiumicino. Ma dov'era? Dov'era? Ma sì, come avete capito. Comincia a laggare. No, normale. Io ho fatto, come vi ho detto prima, un 30. Io facevo le feed con una.
non attacca il bitting, tipo, poi adesso sto invecchiando, adesso. Tutto per colpa di Battlefield. Oh! Ma come ha fatto? Quello lì è pro. Dun 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 dun. Oppure un camper. Cioè scusa, ho installato lo scenario dell'Italia. Devastata l'attacco nucleare. Dell'Italia Nord. E non c'è l'aeroporto di Milano Malpensa, ecco. C'è quello di Parma, di Cremona, c'è quello di Vigevano, di Mattarello, ma non c'è quello Mattarello, c'è quello di Bolzano, addirittura quello di Mattarello, no. È buono, non secondo nemmeno Mattarello. Cioè, scusa, Lynch che dovrebbe essere il calciata, ecco, quella classica appena scelto un volta. È quello che Lynch che dovrebbe essere il codice ATA del, cioè il codice ICAO dell'aeroporto di Milano Malpensa, naturalmente. Sai cosa significa codice ICAO, Stefan Chaos? No, non lo so. Neanch'io. Ah, ok, perfetto. Non sapete un cavolo di simulatore. Ragazzi, è finita 24:12. Aspetta, Stefan Chaos, quanti minuti stiamo registrando? Poi no, non si sa. 14, 21 secondi, 16 minuti. 16 minuti? 16. Quanto sei preciso? 16 minuti, 13 secondi. E 21... 11 minuti e 21 secondi. E 21 nasi. Ah, 21. Allora, la storia per cui Wolf è fissato con gli nasi è una storia molto lunga, che non vi racconteremo perché non c'ho sbatti di raccontarvela. Allora, no, essere sincero, hanno inventato Jacopo Mi e Stefan Chaos. Però lasciamo stare questi passaggi. Stefan Chaos a scuola ha conosciuto persone che non possiamo nominare. No. Perché altrimenti ci denunciano per cosa? Per cosa ci denunciano? Violazione ai copyright dei nasi. Ma cosa? Questa era bella. No, Acquitrino. Ah, è vero, questa qua. No, Acquitrino, si dammela mai, ti prego, Acquitrino. Fatti una partita, intanto poi. Allora, questa qua. Voi non lo sapete, ma è stata la partita più buggata della storia di COD. Cioè c'erano caccia che se ne andavano in giro a un metro da terra bloccati, tizi che volavano. Immagino un tizio con una pistola che va in giro per il mondo. La partita più buggata al mondo di COD, ma cose. Ragazzi, io ho visto cose che voi non potete immaginare. GOL! Cosa? È inutile che tu usi le frasi di Blade Runner, perché. Signori, ho visto cose che non potete immaginare. Ho visto Berlusconi che usciva di prigione e non stuprava nessuna ragazza. Dan 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 dan! Ci denuncia per diffamazione. Resta non la capita nessuno. Ragazzi, Stefan Chaos, sì, vabbè. Stefan Chaos non lo vedete più perché purtroppo è stato ucciso dalla mafia berlusconiana. Berlusconiana, what sì. The fuck? Camorra Nugget, mafia berlusconiana. Eh sì, tu non sai. Ma perché? Cosa ci faceva una persona in mezzo non a me? Non lo so. Mistero, tan dan dan dan. Tu non sai come va la politica in Italia. Tu non lo puoi sapere. Solo poche persone lo sanno. Che brutto rumore che fa il fumogeno, fa cagare. Che poi il fumogeno fa, non serve a niente. Perché non esistevano i visori termici. A quei tempi non esistevano. Camper. Guarda che bel camper. Adesso ti vengo a prendere, ti spacco. Ma che? Oh, ma non salta sto qua, è scemo! È scemo! Boh! Attigio qua! Costo sì. 40 euro! Ragazzi, in realtà noi volevamo mettere un video di Crysis 2, però continuava a venire male. No, Crysis 2 sono successe cose abbastanza assurde, del tipo che non è stato registrato l'audio. Poi, mentre lo stava renderizzando, è cacciato il computer, si è rovinato tutto. Sai cosa significa renderizzare? Mm. Si chiama rendering, non renderizzare. Noi siamo italiani. Non sappiamo parlare. È finita, abbiamo perso. Vabbè ragazzi, adesso dovete giocare a Stefan Chaos. Mi dispiace per voi. Mi vedrete giocare, lo sapete come? Col cecchino ancora peggio! No, lascia stare il cecchino! A me piace il cecchino! Lascialo stare! Ma il cecchino è più bello. Ma cos'è che è successo? Ma cosa? Perché? Perché? Vedendo che da PlayStation, vedendo che Stefan Chaos ha preso in mano il controllo, ha detto spegniamoci. Ma... l'ha deciso, no? Giustamente. Giustamente Stefan Chaos si diverte a far crashare le cose. E sto cercando anche adesso. No, cavolo. Volevo farlo crashare con il. Io avevo un gioco per
che faceva la torre di controllo sul mio Nintendo. Che figata! C'erano gli aerei che c'erano i piloti che non riuscivano a vedere un aereo davanti a loro. C'erano i piloti che morivano in 2 secondi. Non ha capito nessuno. Unità Spetsnaz. Gli Spetsnaz, Gli Spetsnaz avevano una K-47 d'asta. E non me ne frega degli Spetsnaz. Gli Spetsnaz. Tu sei comunista, devi usare la K-47. Ma come mai Jacopo Minu sta proprio partecipando al video? Non è vero, ho parlato fino adesso. Sì. No, comunque io proporrei di andare a vedere sull'enciclopedia cosa c'è scritto a proposito di Call of Duty. Call of Duty? Sì, cioè la Call of Duty non ci conosce. Allora, cominciamo col camperaggio, Purtroppo ragazzi l'hanno tolto perché prima c'era un articolo di tutti i Call of Duty. Con anche la storia. Oddio, cosa ho fatto? Ragazzi, avete visto? Siamo ancora a fare le buche, cosa che non sono mai successe. E con una pistolina, col silenziatore per di più, quindi. Ma qua silenziatore non faceva niente, cambiava niente. Non era come. Ma perché? Come ho fatto a uccidere 2 persone con la pistolina? Guarda! Cioè adesso sono diventato pro, ma che cos'è? No, secondo me è tutta fortuna. Sì, certo. Guarda la connessione. Scusate? Sì. No. Beh, 3 tacche. Va bene. 3 tacche, sai perché? È accettabile. Adesso appena sarai vicino all'elicottero, se ci arrivi ti prenderai una tacca e schietterai. No cavolo, c'era quello lì ancora, ma no, è morto, è morto. Ma guarda che mi sa che guarda che lì c'è qualcuno fuori, fuori. Oddio, qua. Wolf, quel gioco, mamma mia, quel gioco di simulazione. Oh cavolo, un gioco di controllo che mi ma ci ti mette davanti. Ce la chiamo così, il problema è che il mio R4 ha qualche piccolissimo problema tecnico del tipo che non funziona più. Ok. Ce l'hai qua? Ok. Vabbè, poi lo facciamo. Poi me la passi. Allora, mi è sembrato di vedere qua, ecco il fatto. No, comunque, leggiamo cosa dicono a proposito di Call of Duty i nostri amici di Nonciclopedia. Oh, chi è che spara? Nonciclopedia. Aspettate, capito? Guardate che passa. No, fa indice. Dov'è? Cavolo, volevo... No, bastardo, mi ha ammazzato. Sali. Ammazzato un cicchino. Però non è che io devo essere attento quando mi gioco a te. Può provocarti crisi epilettica, secchezza ai bulbi oculari, invecchiamento precoce e provvisi attacchi di sete e di sangue. Ok, giochiamoci. Il Ministero della Salute impone immediato spegnimento della tua console. Chi muore si rivede, se si vendica prende più punti. Wow, guardalo ancora, che bastardo. È talmente guardalo, questo qua è da prima distracci i soldati italiani, ministero. Ma basta, questo internet, si partecipa, per favore. Noi cerchiamo di mantenere. No, sto partecipando un cazzo. Sì, guarda che ce n'è uno! Ma dove? Davanti a te! Ma non ho visto! Guarda! Sei scemo! Vedi, prima ero pronto, adesso sono. Perché è Jacopo Michemi. Dai, Jacopo, continua a leggere su. Noi cerchiamo di mantenere in ogni capitolo lo spirito che animava i primi, mantenendone inalterate le meccaniche e il gameplay. I dirigenti Activision spiegano perché il motore grafico sia lo stesso immutato da anni e perché tutti i capitoli siano fatti con lo stampino. Con lo stampino? Sì. Call of Duty, spesso abbreviato in COD, perché era ormai minuscola, vabbè. Perché è una parola non importante. Per via delle crisi o per semplice svogliatezza. Dal 1990 ad oggi degli... Adesso cosa fai? Lo so. Non c'è problema. Spara mentre prendi le braccia, ma non li prendi. Ma vuoi? Di casa Activision. Famosi ed elogiati per l'incredibile realismo, citazione necessaria. Contraddistingue, sono altresì famosi e rambiti per l'incredibile trama delle storie, per lo sbalorditivo carisma dei personaggi, per una perfetta riproduzione a fisica balistica e per una componente. Ma proprio storie rispetto a Battlefield sono migliori anche i personaggi. Sì, ma dicono che Battlefield. No, aspettate, scusate. Stavo dicendo, Modern Warfare 2, io quando è morto Ghost sono rimasto un po' male, no? Io invece, quando sono morti Campoli, con il Battlefield 3, ho visto. Guardatemi! Cavoli, no, aspetta, lascia. Oh ragazzi, guardate il video per favore, che dopo facciamo un casino. Io ho detto, no? Qua, poverini, sono morti. Oh, guarda, c'è un bug nella ricarica del lanciagranate, cioè non me ne fregava niente. Sono morti tra i marischi, se ne frega. Sì, anche a me in Battlefield, quando ho visto le storie. Su YouTube. Fregandomi la PlayStation. Chi è che ha fregato la PlayStation?
Nessuna frega. No, dai, continuano già su Call of Duty, su PC. Sì, un secondino. E comunque, Stefan Calci, cerchi su internet, il nostro marchio di fabbrica. No. Poi, marchio di fabbrica. Altra caratteristica, quella è rimbalzare come una pallina da ping pong da una casa di sviluppo all'altra, dando occasione a fanboy di scannarsi sui forum discutendo in modo pacifico e argomentativo su quale sia la migliore. Capito gli assortiti. Call of Duty, il capotipite della serie, il vaso di Pandora dalle cui... Cos'è che sale? Il livello di ordinario. Dalla cui apertura si inizia a propagare per i server, come la piaga dei camper. L'ambientazione storica della campagna, la prima guerra mondiale. Guarda che pezzo di merda. Due. Mezzo. No, io ti vedo, cazzo. L'ambientazione storica della campagna, la prima guerra mondiale. Allora, c'è di uno. No, ma sti di merda. Ma sono tutti. Perché io faccio kill? Adesso sono tutti cecchini. Sì. Ma cos'è sta? Cosa vuol dire la prima guerra mondiale? Due. Che è il seguito della prima guerra mondiale. Poi ragazzi, quando facciamo World War vi raccontiamo anche secondo l'enciclopedia com'è che è successa la seconda guerra mondiale. Ecco, ho paura di quello che... Comunque continua, dai, Jacopo. Che veri dispotici capitalisti USA e loro amici contro il Pacifico, equo e solidale impero nazista. La campagna è divisa in tre parti. La prima parte vede gli americani vagare senza meta né scopo per la Francia, bucarellando ogni fita che fa senziente e che parla con uno strano accento. I protagonisti della vicenda sono un miracoloso soldato sopravvissuto al D-Day, che è lo sbarco in Normandia, che continua la sua marcia di distruzione entro terre, e un anonimo paracadutista col compito di andare a comprare le torte sacche all'unità. La seconda parte vede un gentleman succhiatè inglese paracadutarsi sui nemici per disattivare qualche postazione dalla nubia importanza strategica. Vede suddetto gentleman andare in vacanza in Norvegia sulla MSC Tirpli. Oh, e basta leggere queste cose su canale. No, dai, importante. Fortunatamente a metà viaggio, mentre sostituisce una lampadina, fa cadere una carica di tritolo per terra. Basta parlare, minchia! Devi proprio ho capito. Non parlare, cioè. No, ho capito, parlare, però non di ste cose. Dai, Call of Duty 2, vediamo cosa succede. Dai, guarda, dai. La prima parte è un copia e incolla, è l'ultima, il primo episodio. Il giocatore si ritrova a vivere un secondo assegno a Stalingrado. meta particolarmente ambita in quegli anni a turisti passando le cazzo. Che cazzo mi cambia? Questa raffinata e colorata tecnica di déjà vu dei contenuti dovette piacere molto l'Activision, visto che è presa nota sul libretto degli assegni. Le restanti parti erano protagonisti degli inglesi che rincorrono i popoli tedeschi che volevano solo fare giochi nel deserto, e poi gli americani impegnati in un altro sbarco in Normandia. Ah no, è vero, scusate. In Call of Duty 2 c'è il nonno del Capitano Price. C'è il Capitano Price! Il Capitano Price ho detto anche. Adesso vediamo cosa dice a proposito dei posti di Call of Duty dopo il 2. Sì, subito. Prendetevi conto che prima c'erano, praticamente c'era anche raccontata tutta la storia dei Call of Duty, da Modern Warfare a sembra Modern Warfare 3 all'inizio, proprio un sacco di pagine, poi l'hanno tolte tutte. Sì. E giustamente Jacopo mi sta andando tutto storico. No, no, lui sta caricando, intanto sto leggendo. Primo titolo prodotto a casa Telia. Ah, Call of Duty 3, sì, giusto, scusate. Da casa Treyarch, il secondo sbarco in Normandia è stato un successo, ora resta solamente a sgombrare la Francia a tutti i desiderati ospiti. Purtroppo questi ultimi non desistono da lasciare il Gallio territorio, Gallio, e per dispetto si chiudono nella sacca di Falè e cominciano a sparare a tutto ciò che abbia un nome diverso da Schneider. Dopo aver impersonato vari eroi delle più innominabili nazionalità, quali canadesi e polacchi, ma è canadesi! La Francia viene sgomberata, tutti possono tornarsene a casa. Guarda che in attesa del momento in cui Hitler deciderà di conquistare un'altra volta l'Europa. Cazzo di merda, esci fuori che ti spacco le gambe. Oh, rilancia! Motherfucker! Sì, hanno malattia. Reazione al 100%. Ah, adesso c'è Call of Duty 4 Modern Warfare. No, no, dentro, veloce. Ma ti beccano, forse sì. No, non ti vengono beccato. Che culo. No, da Windows è visibilitato la smart screen. Che cazzo? Non mi far venire niente. Ne è sotto uno. Ah, ne è sotto uno, capito, sì. Però. Ma che razza di nome è Soap? Ah sì. La mia ultima decisione mia. Sì, che razza di nome è Price? Soap rispondendo al Capitano Price. No, guardate, cioè. No, non fa vedere l'ultimo ciclo. No, l'ha messo da Modern Warfare 2 in poi. Ma no! Comunque. No, io. No. Due ne hai fatte tu, due ne faccio io. No, io ne ho fatte una e mezza.
perché l'altra era già iniziata. Io ho fatto una partita, l'altra è già iniziata. C'ha ragione Wolf. Ma sì, ma fa niente. Ma basta. Ma fa niente. Che si stufano. They fuck stupid. Cosa? Dove? Ma no, perché. Ma la... aspetta, murder they fuck stupid. Ma dove cavolo lì? Qua! C'è scritto co. Oh, no, no, fuck stupid, no, se no, vero. Dammi, visto, visto che le fai chiudere, no, dai. No, no, dai, tocca a me adesso. Oh, allora, oh, ci mettiamo d'accordo, siamo a registrazione, eh? Lo so. Devo decidere Jacopo Mi perché è quello che puoi tu. Io decido di giocare io. Non è abbastanza consigliabile. Quanti minuti siamo? Tipo siamo così. A 6 smume. Siamo a 25:46. Dai ragazzi, ultima partita. Naturalmente Stefan Cao farà schifo, ma fa niente. E direi di continuare a leggere la storia di Call of Duty su un'enciclopedia. Sì, dai, ma che poi comunque riprenderemo il prossimo episodio. È sarà su Hotwood, naturalmente. Avendo già esaurito il repertorio di battaglie interessanti in quei primi capitoli, non essendo a conoscenza del fronte del Pacifico, la Infinity Ward, decise di ambientare il nuovo capitolo nel presente, precisamente l'altro ieri. Ma la tua l'ha fatto? La tua. Proprio come gli esami. Adesso poi lo spiegheremo. Proprio come gli esami, in Russia i problemi non finiscono mai. I Cremisi territorio. Il Cremisi territorio, non sapevo se diceva Cremisi o Cremisi. Cos'è Cremisi? Vabbè. Territorio è in preda ad una guerra civile per decidere se la popolazione fosse più povera durante l'URSS o anche dopo. Il leader della fazione è un tale afro-italiano di nome Zakev. Sono io. Anziano di anziano destimano. Destimano, ecco. Con l'hobby di scatenare tarme e furie a caso per il Medio Oriente. E proprio in uno di questi, immaginario Andokazostan. Andokazostan. Scusate la mia pronuncia. Che si ambienta la campagna dell'americano Paolo. Purtroppo stroncato la prematura età di 5 missioni a causa di una bomba nucleare esplode senza motivo. La seconda parte di campagna che si alterna la prima per non dare all'acquirente una ridondante sensazione di déjà vu. Vede invece il protagonista l'uomo col nome più ridicolo mai esistito, John Saponetta. John Saponetta? Accompagnato da Tavish. Accompagnato da un capitano con un nome in grado di rivaleggiare la stupidità di quello sottoposto. John Price, prezzo. Questi succhiate ha il compito di trovare, grazie alla sua squadra di Iglander. Sto facendo pagare. Ma Stefano, porco giù. Iglander, sono quelli immortali. Esatto, e di sabotare il suo piano nazionale per la nuclearizzazione del pianeta. Assassinati qualche centinaio di soldati a caso, costretto al suicidio, il figlio ed Estimano, assistito da un flashback in cui si impersona il giovane Price impegnato in una rivalutazione del territorio Chernobyl. Saponetta spara a Zakir e viene tratto in salvo ai russi realisti. Ignora la sorte di Price. Cos'è? No, vai giù. No, sono lì. Ecco. Al contrario di quella dei sottoposti. Ovvero. Porca troia, mi hanno avuto con gli occhi questi cadaveri. Si, Daz muore. Call of Duty, World of War. Imboscata. Gli americani in Giappone ogni 3 secondi. Dimitri, sei scampato da morte ancora una volta, Reznov elogia Dimitri per aver visto un'intera puntata di Amici. Ma che cosa? È morto, lasciatevi il corpo, tanto chi cazzo se ne frega. Manca Rob dopo. Ma quello lì è morto a Warfare 2, ti sei dimenticato. Lo so, no, era giusto per far vedere le fasi. Dopo una sana dose di mazzate da parte dei veterani a guerra del Pacifico, i programmatori di Treyarch si ricordano l'esistenza della suddetta, la usarono come ambientazione esclusiva, facendone una solenne promessa. Ma c'è anche Stalingrado, c'è anche la Russia. No, e poi non si scrive. Stare sopra. Vabbè. Facendo una solenne promessa, non ci sarebbe stato per l'ennesima volta il fronte europeo, ma poi per nostalgia vuoi che per l'appunto lasciato sul registro entrate fiscali recanti a scritta via dei Vinnazzi più consumer uguale money, a circa metà campagna cambiarono idea di costruire un'ambientazione sanguinoso terzo assedio di Stalingrado. Ancora. In persona un tale di nome Dimitri, fan del nemico delle porte, accompagnato da sergente Rezno. Oh, che nomi originali! Gli americani. Sì, ma sono tutti uguali. Con gli americani invece si utilizza il soldato Miller, talmente fortunato di iniziare la sua disavventura in una cella per le torture. E quello fu l'unico momento tranquillo sulla vacanza per il Pacifico. Ma dai, mi sta facendo tutto assist sto qua. Cos'è sto roba qua? Ah, non lo fai neanche te. No, scusate, ma sì, ragazzi, guardate i gameplay, ma sapete qual è il livello di Stefan Chaos.
No, ma che livello del gameplay? Ma che c'è lì sopra? Ma c'è un sacco di kill. Ma che c'è lì sopra? Con gli uccelli che naturalmente non possono morire. Ah, peccato, non stavo già sparando. Comunque, adesso passiamo a Call of Duty Modern Warfare 2. Call of Duty Modern Warfare 2. È morto, lasciati il corpo, tanto chi cazzo se ne frega. Makarov dopo la morte del suo migliore amico. Visti gli incassi inutili in proprio del tema guerra odierna, l'Infinity War ritenne necessario impastire un seguito alla prima avventura autoconclusiva e con il risultato ottenuto con quanto più hollywoodiano di se stessi, con l'aggiunta di un pizzico di Michael Bay, che è no, quello che ha fatto Bad Boys, Transformers. A quanto pare in Russia Zakev è in qualche modo dipinto come martire santificato. Il suo posto è stato preso al discepolo Vladimir. Vladimir Makarov. Luxuria. Quello c'è scritto. Quello lì è nemico? No, amico. Che ha deciso non solo di continuare l'opera al maestro, ma addirittura iniziarla. Dopo aver preso in confidenza il mese di fare in braccia senza voce, che ero. Tale Roach. No. Oh no, 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 poi muoio la mia cosa. Porco giuda, accendi la luce più stanza. Non mi ricordo più chi è che era il primo. Il primo che controllavi, che non era. Accendi la luce. Ma effettivamente War at War ha una storia? No. Ma siamo spento il lago? Racconta della storia di due soldati di vite così che vabbè naturalmente. Ma hai spento il live? No. Ah, ok. Che non mangio fare, te. Che mi. Modern Warfare 2, cos'è che stava dicendo? Scusa. Stefan Chaos, ma guarda un secondino qua, ma non vedi che è un po' letale. Ma però glielo dovevi dire, io volevo fargli pensare che doveva guardare qua e giocare e giocare col tempo che stiamo registrando, no? Bastardo. Comunque ragazzi, continuiamo con Modern Warfare 2. Sì, che poi il primo era Allen. Giocatore verrà spattuto a fare il galoppino portavoce per contro il padre di Stan Lee. Il generale Shepard. Ma cosa ho fatto? Dai, chiama l'uomo. Nel frattempo, il nostro agente della CIA è riuscito a farsi amico con una cinquantina di birre e Makarov. Qualcosa di visuale. Ma cos'è che fai? Ma mi tirano solo granate, cioè voglio dire. Salvo può essersi ucciso a Vladimir alla fine perché non c'erano più posti sia in mezzo alla fuga. Affrontate svariate missioni senza scopo, nei panni Roach si andrà a casa Makarov per fregare la connessione DSL e scaricare qualche porno. Ma a fine missione poi Roach crepa, ucciso da Shepard perché voleva tenersi tutto per sé. Naturalmente, poi manca anche Ghost. Nel frattempo l'America viene invasa ai russi per ripicche attentate. Toccherà al soldato Ramirez respingere l'assalto agli invasori comunisti. Più o meno allo stesso tempo il personaggio è chiamato da tutti. Noi dovevamo far vedere una cosa che è successa, non so se l'avete notato, c'era un uomo che stava saltando, è finita la partita e stava riscendendo lentamente. Sì, come fosse comunque Gesù. Ragazzi, è finita. Vediamo la prossima volta. Lascia qua. Quindi bella a tutti da Wolf e Stefan Chaos e Jacopo Mini.